Ricordiamo che c'era da calcolare anche la velocità relativa tra le due astronavi, quella che avevamo chiamato V tilde. Qui non bisogna commettere l'errore di fare semplicemente la differenza tra le due velocità. Infatti la tentazione è quella di dire: siccome V' va al 40% di C e V' va al 63 circa per cento di C, allora B rispetto ad A va al 23% di C, cioè la differenza tra le due velocità. Questo è sbagliato concettualmente, perché la differenza tra le velocità si può fare, ma soltanto quando si rimane all'interno del sistema, dello stesso sistema di riferimento. Cioè, se noi ci limitiamo a guardare dal sistema di riferimento terrestre, è corretto dire che B stacca A con una velocità relativa del 23% di C, ma diventa sbagliato quando noi invece pensiamo che questo 23% di C sia la velocità con cui A vede B avanzare. Cioè è sbagliato quando noi utilizziamo le due velocità misurate in K per dedurre la velocità di B misurata in K', cioè misurata dal sistema A. Dobbiamo invece utilizzare la formula dell'addizione o della sottrazione relativistica delle velocità. Ricordiamo prima il caso generale e poi lo applichiamo al nostro caso particolare con le velocità V e V', V' e V'. Il caso generale è un sistema di riferimento K, un sistema K' in moto con velocità V e un oggetto, per esempio dotato di massa, che si muove all'interno del sistema K', con una velocità V' misurata all'interno di K', ma con una velocità V minuscola misurata invece nel sistema K. Questa formula ci dice come calcolare la velocità V' che ha questo oggetto nel sistema K', conoscendo la velocità V minuscola che ha l'oggetto nel sistema K, e conoscendo anche la velocità relativa di K' rispetto a K, che è V maiuscola. Questa che ho messo tra parentesi è la formula inversa, che qui non ci serve, e che permetterebbe di calcolare invece la velocità v dell'oggetto rispetto a k, nota la velocità dell'oggetto in k', cioè v'. Noi invece dobbiamo applicare la prima formula, e nel nostro caso k è il sistema terrestre, k' è il sistema dell'astronave A e l'oggetto di massa m è l'astronave B, o se vogliamo il sistema k secondo dell'astronave B. Noi conosciamo la velocità V' con cui si muove il sistema K' rispetto alla Terra e è il 40% di C. E conosciamo anche la velocità V' con cui si muove l'astronave B rispetto alla Terra e è il circa 63% di C. Quindi noi conosciamo V' e V', che sono le velocità delle due astronavi rispetto alla Terra. Possiamo quindi applicare questa formula per calcolare V tilde, che è la velocità dell'astronave B nel sistema K' dell'astronave A, esattamente come V' era la velocità dell'oggetto misurata all'interno di K'. Qui V tilde è la velocità di B misurata all'interno del sistema di A. Quindi è proprio la velocità relativa di B rispetto ad A, misurata da K'. Quindi applichiamo la formula. Al posto della velocità v grande di k' rispetto a k mettiamo v' di colore verde, che è la velocità con cui l'astronave A si muove in k. E v' rappresenta la velocità dell'astronave sempre rispetto a k. Quindi queste sono le sostituzioni corrette. Dividiamo per c in modo da avere quantità senza l'unità di misura, che è più comodo, quindi dividiamo per C, otteniamo beta tilde, qui otteniamo beta secondo e beta primo. E qua già ci sono naturalmente beta secondo e beta primo. Sostituiamo i valori numerici, quindi il 63 3%, il 40%, e otteniamo beta tilde che è circa il 31%. Come anticipato nei video precedenti, quindi l'astronave B si muove rispetto ad A, cioè nel sistema di riferimento di A,
ha una velocità che è circa il 31% della velocità della luce. A questa velocità relativa corrisponde un fattore di Lorentz gamma tilde che è circa 1,053. Naturalmente la stessa velocità, il 31% di C, è anche quella con cui non solo A vede B muoversi rispetto a lui, ma anche B vede A arretrare rispetto a lui. Quindi ciascuno dei due astronauti vede l'altro muoversi rispetto a lui al 31 circa per cento della velocità della luce.